letto è il canto. Tra la chiesa e l'arte è fondamentalmente la stessa cosa, cioè nell'assenza pura, nell'assoluto, non è tanto nella convenzione, no? Formale, ma proprio nell'assoluto, diciamo, gerarchia arte come scienza si tocca, dove la libertà totale dell'uomo, l'arte è la libertà totale dell'uomo, e però ci vuole la massima responsabilità, cioè che la persona deve essere talmente capace di autodeterminarsi, di autodecidersi con altri sono dei codici, no? Per poter rispettare l'altro. Ogni tua speme partiti né a governi, ho tramato carcere, miseria, persecuzione, ho dato tutto, rimango quel che so. E ti levasti in atto di dolore, digno di strazi altero vendicatore. E t'avventasti tu, sì buono e mite, a scuoter l'alme schiave ed avvilite. Capiro poteva dire di sé, io sono stato, riuscì ad essere coerente a se stesso più avanti. Tremarono i potenti all'atto fiero e nuove insidie tesero al pensiero, ma il popolo a cui l'anima donasti non ti comprese, pur tu non piegasti, e i tuoi 20 anni una feral mattina donasti al mondo dalla ghigliottina. Al mondo villa tua grand'alma pia, alto gridando viva l'anarchia. Carlo Cafiero, come ho detto nel messaggio inviato a Barletta, recentemente è un personaggio tormentato, una vita che passa attraverso sbandamenti, conversioni, ripudi, superamenti di esperienze precedenti. E quindi è una vita, solo per questo, di grande interesse. I rapporti con Bakunin, ad esempio, i rapporti con Costa, sono rapporti di collaborazione, ma anche di scontro in certi dati momenti. Allora, Carlo Cafiero è certamente, all'interno della galleria di personaggi che costituiscono la storia nazionale italiana, uno dei personaggi più dimenticati oggi. Anche se di Cafiero si è parlato e discusso a lungo negli anni in cui Cafiero ha operato, tra il 1870 e il 1880-1890, e anche successivamente per la sua forte emblematicità, quasi come un mito della rivoluzione italiana. Cafiero vive un'esperienza intensa e complessa al tempo stesso. Nasce nel Mezzogiorno e quindi in qualche modo risente di tutti gli elementi di contraddizione che il Mezzogiorno postunitario vive dentro di sé. Non vi è dubbio che il rapporto tra le masse e lo Stato sia un rapporto singolarmente difficile in tutta la stagione dell'età liberale e anche negli anni successivi.
Non vi è dubbio che Cafiero si forma in un ambiente in cui il rapporto con il novello Stato liberale è un rapporto complesso. Cafiero poi viene alla luce da una famiglia di importante radicamento sociale ed economico nella realtà meridionale, nella realtà pugliese, nella realtà ancora più specificamente terra di Bari. I Cafiero si stabilirono da Meta di Sorrento a Barletta nel 1763. Giovan Battista, il capostipite, venne per operare nel settore del commercio dei grani, quale rappresentante della casa di commercio Venusio. Ebbe due figli, Pietro Antonio e Gaetano. Dal primo nacque nel 1793 il padre di Carlo, Ferdinando, ricco possidente terriero. Come altri componenti della famiglia Cafiero, anche Ferdinando fu iscritto prima nella massoneria, poi alla carboneria, ricoprendone il grado di maestro. Dopo l'unità d'Italia continuò ad avere un ruolo di primo piano. Nel 1861 riuscì a sedare un tumulto suscitato dalla classe dei pescatori, scontenta e delusa dal nuovo governo. Il primogenito di Ferdinando, Pietro Antonio, fu esponente del Partito Democratico e partecipò al movimento insurrezionale stando alla testa dei comitati patriottici. Fu capo della Guardia Mobile e partecipò alla lotta contro il brigantaggio. Fece parte poi del secondo battaglione della Guardia Nazionale, distinguendosi nella repressione dei moti contadini, scoppiati a Minervino Murge il 3 marzo 1861. In seguito fu sindaco di Barletta e deputato per 3 legislature. Il fratello Nicola, invece, si occupò prevalentemente di affari, badando alle proprietà di famiglia. Fu anche presidente della Cassa di Risparmio. Carlo, l'ultimo dei fratelli, nacque a Barletta il 1 settembre 1846 da Ferdinando e Luisa Zariti, originaria di Corato. La madre era figlia di Nicola Maria e di Margherita Codignac, dei baroni di Bella Difesa. La famiglia Zariti, anch'essa nobile, era oriunda di Pavia e nella prima metà del Cinquecento si era spostata in Puglia. Il giovane compì i suoi primi studi presso l'istituto privato di Don Nicola Straniero, un sacerdote di idee liberali, rappresentante insurrezionale di Barletta nella dieta provinciale di Bari, prima del 60. Gli studi superiori li compì nel seminario di Molfetta, insieme ad Emilio Covelli di Trani e Cataldo Malcangi di Corato, futuri internazionalisti. Nell'istituto Straniero, Cafiero ebbe come compagno di studi Giuseppe De Nittis, al quale rimase sempre legato da una profonda amicizia. Con lui d'estate si portava nelle vicine saline, oggi Margherita di Savoia, dove il nonno del De Nittis era architetto delle locali saline. Nel 1865, il 18 aprile, gli morì il padre mentre egli era studente nell'Università di Napoli. Un anno dopo, il 19 marzo, ci fu un episodio di fanatismo religioso a Barletta. Gruppi di cattolici assaltarono la casa del capo della locale chiesa evangelica. Si scatenò la caccia al protestante e in poco tempo ci furono 4 morti, più di 2 feriti gravi, che morirono di lì a poco. La strage ebbe immediata e vastissima eco in tutto il paese, accentuando il clima anticlericale allora molto acceso per l'opposizione della Chiesa alla conquista di Roma. Carlo Cafiero, che nel frattempo si era spostato a Firenze, aderì al movimento del libero pensiero. Il 4 luglio 1868 fu fondato a Lodi da Enrico Bignami La Plebe, un giornale che si poneva su posizioni non solo duramente anticlericali, ma in genere anche antireligiose, positivistiche e materialistiche. Queste idee erano abbastanza diffuse a Barletta per la presenza di 2 logge massoniche. Carlo Cafiero per questo riuscì a trovare degli abbonamenti al giornale a cui collaborava nella sua città natale. Alla fine del 1869 le 2 logge Il Progresso Filantropico, di cui era venerabile Nicola Parrilli, e La Perfetta Sincerità, che aveva come segretario Domenico La Bianca, parteciparono all'Anticoncilio di Napoli, convocato in polemica col Concilio Vaticano, che negli stessi giorni si apriva a Roma. A proposito della famiglia, vorrei ricordare un particolare, che la famiglia Cafiero di Barletta fu la prima famiglia del Mezzogiorno, dopo l'unità, che mandò i propri figli a studiare nei migliori collegi
di cui allora si disponeva, che erano, non certamente nel sud, i collegi si trovavano in Toscana, in Lombardia. Ancora c'è molta incertezza sul tipo di studi che abbia fatto Cafiero a Firenze, se si sia laureato. Questa idea della carriera consolare o addirittura diplomatica che lui intendeva intraprendere non è stata fatta ancora completamente luce su questo periodo della formazione del Cafiero. Sarà importante approfondire e allargare le ricerche. Nella prima metà del 70 Cafiero andò a Parigi con Diego Martelli, Friscia e Fanelli, questi ultimi assai vicini a Bakunin. Fu ospite del suo amico De Nittis, facendo in apparenza la vita del turista spensierato. Le sere le passava da Martelli per discutere dei destini dell'Italia. Martelli, ricordando quelle sere, scrisse un sonetto intitolato «A Carlo Cafiero, prigioniero politico in Napoli nell'anno di Grazia 1871». Scoppiata la guerra franco-prussiana, Martelli e De Nittis, con le proprie famiglie, tornarono in Italia, mentre Cafiero si recò a Londra. Nella capitale britannica frequentò inizialmente esponenti del movimento repubblicano, assai vicino a quello del libero pensiero. Poi, colpito dalle tristi condizioni della classe lavoratrice britannica, conobbe Marx ed Engels ed entrò a far parte dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, che aveva la sua sede a Londra. Cafiero sarà anche a Londra e a Londra avrà un incontro importante, l'incontro con Marx e con il marxismo. Ma Cafiero ha già avuto però incontri importanti a Napoli, dove ha conosciuto Fanelli, dove ha soggiornato Bakunin, dove si è andata formando una giovane generazione di intellettuali che si sono spostati dalla propria classe di origine e che, forzando sulla democrazia risorgimentale, vogliono andare verso il socialismo. Le esperienze di periodici come Libertà e Giustizia e l'esperienza della prima costituzione a Napoli della sezione dell'Internazionale, questa però aderente alla Internazionale di Londra, ha avuto su Cafiero un effetto positivo, poderoso nel determinare lo spostamento dei suoi interessi. A Londra incontrerà Marx e inaugurerà con Marx un rapporto fecondo, tendente a organizzare anche in Italia una sezione dell'Internazionale socialista, della prima Internazionale, che abbia la capacità di dislocare le giovani generazioni e i ceti più avanzati e progressisti dalle antiche posizioni mazziniane, facendole transitare verso il socialismo. Con queste intenzioni Cafiero torna in Italia e si pone ad operare a Napoli. Anche la sua scelta iniziale, che non è per il socialismo, la scelta iniziale di Cafiero è per il libero pensiero. Il libero pensiero sostenuto in Italia dal direttore dell'omonima rivista, che era lo Stefanoni. Lo Stefanoni pubblicava degli almanacchi, pubblicava questa rivista, a cui Cafiero sembra aver collaborato. Comunque nella piccola posta della rivista ci sono dei riferimenti a lui, e anche in un carteggio che è stato ritrovato a Trieste ci sono di questi riferimenti. Ma e quando va a Londra, il primo contatto che ricerca sono con i liberi pensatori inglesi. Forse Stefanoni lo aveva provvisto di qualche lettera commendatizia per a Londra presentarsi a qualcuno. E tramite questi liberi pensatori che poi a Londra viene in contatto anche con Engels e ha dei colloqui da cui poi consegue l'incarico di rappresentare l'Internazionale in Italia. L'Associazione Internazionale dei Lavoratori fu fondata a Londra il 28 settembre 1864.
Marx, presente alla riunione iniziale, partecipò poi alle riunioni successive, scrivendo egli stesso il programma e gli statuti dell'associazione. Non meno importante fu il ruolo esercitato da Engels, che all'interno dell'associazione fu, tra l'altro, segretario corrispondente per l'Italia. Periodicamente venivano convocati congressi per discutere i principali problemi della classe lavoratrice. Le due foto ci mostrano i delegati al congresso di Ginevra del 1866 e quello di Basilea del 1869. Al primo presero parte 60 delegati provenienti dalla Germania, dall'Inghilterra, dalla Francia e dalla Svizzera. Al secondo 70 delegati che venivano dal Belgio, dalla Germania, dall'Inghilterra, dalla Francia, dall'Austria, dalla Svizzera, dalla Spagna, dagli Stati Uniti e dall'Italia, Bakunin e Caporusso. Sin dal 1865 alcuni semi di socialismo rivoluzionario erano stati introdotti a Napoli dal rivoluzionario russo Mikhail Bakunin. Questi, agendo in stretto contatto con ex compagni di Pisacane, formò nella città partenopea una società democratica, libertà e giustizia, con un programma decisamente avanzato, molto attento alla questione sociale. In questo modo spianò la strada all'Internazionale, la cui prima sezione italiana fu costituita a Napoli agli inizi del 1869. Bakunin abbandonò l'Italia nel 1867 per partecipare insieme ad altri delegati italiani al congresso della Lega per la Pace e la Libertà, che si tenne a Ginevra il 9 settembre. Furono rappresentate anche le società operaie di Ostuni e di Cerignola, quest'ultima da Mauro Macchi. A Napoli Cafiero, dicevo, entra in contatto con personaggi tipo Palladino, Gambuzzi ed altri, Fanelli, sui quali l'influenza bakuniniana è stata assai forte. E quindi comincia a mettere in discussione quelle che sono le sue certezze in ordine al ruolo che deve avere la Internazionale e soprattutto la sua direzione centralizzata nella costituzione delle varie sezioni nazionali e delle varie federazioni nazionali. Su questa base inizierà un lento percorso di revisione critica da parte di Cafiero, il quale comincerà, soprattutto nella sua corrispondenza con Engels, a manifestare dei dubbi sulla validità della scelta di una centralizzazione in senso autoritario e verticalistico della direzione dell'Internazionale sulle federazioni e sulle sezioni nazionali. Momenti cruciali della vita di Cafiero. Cioè, si può domandare perché Cafiero, che voltò le spalle a Engels e a Marx, quando gli venne assegnata la funzione di ambasciatore del comitato del Consiglio di Londra in Italia, uomo di fiducia, fiduciario appunto di Marx e di Engels, e poi durante la prima esperienza in Italia Cafiero finisce per aderire alla corrente dell'alleanza della democrazia socialista, cioè alla corrente di Bakunin, di Costa, di Malatesta. Come mai questo Cafiero poi tradurrà più tardi il Capitale e si renderà famoso in Italia soprattutto per questo, perché il compendio del Cafiero ha circolato per decenni, ce ne saranno fatte una ventina di edizioni almeno, fino alla contestazione del 68, il suo compendio del Capitale ci ha servito a informare sul contenuto del Capitale centinaia e centinaia di militanti. Come mai avviene questo? Avviene questo perché, traducendo il Capitale, non si toccava il punto di divergenza fra la tendenza marxista e la tendenza bakuniniana, che questo punto riguardava
la questione dell'organizzazione rivoluzionaria, che non doveva essere accentrata e autoritaria, ma doveva essere libertaria, quindi estremamente leggera, non quella di un partito accentrato, come era di fatto l'Internazionale nella concezione e nella pratica di Marx e di Engels, e poi sulla questione altrettanto fondamentale dello Stato, della società socialista, che non doveva essere una società, uno Stato collettivista, appropriatore di tutti i servizi e di tutta l'attività produttiva, ma doveva essere, nella concezione di Bakunin, una federazione di società, di associazioni produttive, un'idea che Bakunin aveva tratto da Proudhon. Quindi Proudhon, altro avversario di Marx, che non si conciliava appunto con la dottrina marxista. Questi erano i punti di dissenso, mentre sulla critica dell'economia capitalistica c'era totale consenso, totale convergenza. Bakunin riconosce a Marx su questo piano di critica del capitalismo un magistero intellettuale, di cui anzi si dichiara riconoscente. Alla fine della guerra franco-prussiana, il 18 marzo 1871 a Parigi, dopo l'insurrezione vittoriosa della classe lavoratrice contro tutte le forze conservatrici, fu proclamata la Comune. Con la Comune fu instaurato un nuovo tipo di potere, da cui potevano venire delle giuste soluzioni ai problemi che angustiavano un po' tutte le società europee. Garibaldi approvò senza esitazione l'operato della Comune. La sua presa di posizione spinse parecchi giovani, ex garibaldini, mazziniani, a partire come volontari per la Francia, ove si trovava Menotti Garibaldi. Mazzini, al contrario, condannò la Comune, compiendo un fondamentale errore politico, che gli alienò le simpatie di larga parte delle forze democratiche, e specialmente dei giovani che, dopo la sua morte, abbandonarono le file mazziniane per aderire all'Internazionale. Giunto in Italia alla fine della prima metà del 1871 come rappresentante del Consiglio Generale, Cafiero iniziò un'accanita lotta contro le posizioni mazziniane contrarie all'Internazionale. Sotto la sua spinta e col determinante apporto di Calmero Palladino, di Cagnano Varano, fu ricostruita in quei mesi la Federazione Operaia Napoletana. Lo stesso Cafiero fondò un nuovo giornale, La Campana, organo della Federazione. Scoppiato il dissidio fra Marx e Bakunin, il Barlettano si schierò con quest'ultimo. Le tesi di Bakunin trionfarono dappertutto nella nostra penisola e questa scelta fu resa ufficiale nella conferenza di Rimini, agosto 1872, quando Cafiero, presidente Andrea Costa, segretario, fu costituita la Federazione Italiana dell'AIL. Ai funerali della madre, morta a Trani il 9 febbraio 1873, Cafiero non poté partecipare perché impegnato nei preparativi del secondo congresso della Federazione Italiana dell'AIL. Agli inizi di maggio tornò a Barletta ed entrò in possesso della sua ingente parte di eredità. Nella sua città erano ormai in corso i preparativi per le elezioni amministrative di novembre. Cafiero, contattato dai rappresentanti del locale fascio operaio, fu portato candidato ed eletto con 364 voti. Mise in contatto Paolo Lezzi, il segretario del fascio operaio, con Andrea Costa, e da questo momento Barletta divenne, per un certo periodo, sede della Federazione Meridionale dell'AIL. Tornato in Svizzera, Cafiero investì una certa porzione della sua eredità nell'acquisto di una villa, la Baronata.
La casa, nominalmente intestata a Bakunin, serviva a farvi risiedere il russo e la famiglia e per accogliere rivoluzionari fuggiaschi, cospiratori di passaggio e compagni bisognosi. Fra gli italiani costantemente ospiti della baronata, oltre al Costa, al Palladino e al Malatesta, troviamo anche Giuseppe Fanelli, allora deputato del Parlamento italiano. Qui Cafiero conobbe la sua compagna, Olimpia Kutuzov, che sposò in Russia per strapparla alle grinfie dello zar. Agli inizi del 1874 la situazione italiana era diventata esplosiva per l'aumento della disoccupazione e per il rincaro dei viveri. Si svilupparono allora dappertutto moti di piazza e scioperi. Gli internazionalisti formarono il Comitato Italiano per la Rivoluzione Sociale e attraverso una serie di manifestazioni incitarono le masse alla rivolta. Nelle Puglie un gruppo di internazionalisti guidati da Enrico Malatesta cercarono di suscitare un moto nella zona di Castel del Monte. Un altro tentativo fu portato avanti in Romagna, ma i carabinieri, avvertiti tempestivamente, intervennero mettendo in fuga e arrestando i rivoltosi. Il tentativo avrà luogo in Italia nel 1874 ed è un tentativo assai più organizzato di quanto comunemente non si sia pensato e ritenuto. È un tentativo che dovrebbe coinvolgere sostanzialmente tre punti focali dal punto di vista geografico del nostro paese. Uno di questi punti sono certamente le Romagne. Le Romagne avevano una antica tradizione repubblicana avanzata e quindi si prestavano in qualche modo, secondo l'analisi degli internazionalisti italiani, ad essere il centro della rivoluzione sociale. Un secondo punto di riferimento doveva essere costituito dalla Puglia. È significativo il ruolo della Puglia per la presenza anche di un personaggio del rilievo e della statura, Cafiero, e un terzo punto di riferimento dovevano essere le Calabrie. Se non che questa insurrezione, questa progettata insurrezione sociale, che pure viene preparata con qualche cura, fallisce sul nascere. Fallisce nelle Romagne, perché la colonna di internazionalisti, quella sì abbastanza numerosa, circa 150 individui, viene sostanzialmente sorpresa e fatta prigioniera ai prati di Caprano, presso Rimini. Fallisce nel mezzogiorno continentale, e cioè fallisce presso Castel del Monte, dove delle decine e decine di uomini che si erano impegnati a ritrovarsi lì per dare inizio a questo attacco al cuore dello Stato, si ritrovano soltanto 5 o 6 anarchici e quindi non riescono sostanzialmente a scorrere le campagne per più di un paio di giorni e poi sono costretti alla ritirata e alla resa dal concomitante arrivo di una pattuglia dei carabinieri. Non comincia nemmeno nelle Sicilie, perché nelle Calabrie, perché il comitato calabrese in contatto con il comitato siciliano non riesce a dare neppure l'avvio di questa progettata. Sicché quella che doveva essere una insurrezione generalizzata, che doveva in qualche modo riuscire a colpire in tre punti focali l'intera penisola, per poi rigettarsi, voglio dire, verso la sede del potere centrale, che era ormai a Roma, dopo il trasferimento a Roma della capitale, di fatto si ridefinisce in un clamoroso. Un fallimento però che non viene vissuto come tale dagli anarchici né tantomeno da Cafiero. Cafiero anzi, proprio mentre imperversano i processi contro gli internazionalisti, ci saranno processi a Bologna contro gli internazionalisti di Prati di Caprara, sarà processato lì anche Andrea Costa e poi ci sarà un famoso processo a Trani, dove sono riunite per connessità anche le procedure a carico degli internazionalisti calabresi e degli internazionalisti siciliani, mentre imperversano i processi nel 1875, Cafiero, in un articolo pubblicato sul bollettino, dico in italiano, sul bollettino della Federazione Giurassiana, dirà: non importa, anzi, che si moltiplichino questi processi,
perché ciascuno di questi processi ci consentirà di dire in faccia alla borghesia oppressora quali sono le nostre idee, quali sono i nostri intendimenti, e questi processi diventeranno una vera e propria tribuna dalla quale proclamare la necessità della rivoluzione sociale nel nostro paese. In realtà questi processi si concluderanno con alternice, ma le giurie popolari che saranno chiamate a giudicare all'interno di questi processi non avranno la mano pesante nei confronti degli internazionalisti, quasi tutti saranno posti in libertà. Addirittura, secondo alcune cronache giornalistiche del tempo, si vedranno giurati, componenti della giuria popolare, dopo il verdetto di assoluzione, manifestare e simpatizzare per questi uomini che hanno in qualche modo tentato una insurrezione contro i poteri dello Stato. A partire di qui però l'attenzione delle autorità governative, delle forze di prevenzione e repressione dello Stato nei confronti del movimento anarchico andrà sempre più accentuandosi. Gli anarchici saranno attentamente sorvegliati, attentamente seguiti, sia all'interno del paese che anche nei loro spostamenti all'estero. Cafiero, che era sfuggito alla cattura, riparò in Svizzera iniziando da questo momento una collaborazione col Bulletin della Fédération Jurassienne. Si dedicò anche al rilancio della propaganda anarchica e fece scrivere da Jean Guillaume, direttore del Bulletin, un riassunto popolare delle idee socialiste rivoluzionarie che fece poi circolare in Italia. Intanto in Italia si erano svolti i processi agli internazionalisti per i fatti del 74. Sia a Trani che a Firenze e Bologna ci furono assoluzioni. Il 1 luglio del 1876 moriva in Svizzera Mikhail Bakunin, il vecchio rivoluzionario russo. Nella nostra penisola, nel frattempo, la crisi parlamentare del 18 marzo 1876 aveva provocato la caduta del governo della destra. Ci fu allora l'avvento della sinistra al potere, con un ministero De Pretis Nicotera che fece fiorire molte speranze. Dal nuovo governo invece non derivarono mutamenti importanti, persino l'abolizione dell'odiosa tassa sul macinato fu rinviata. Inoltre il nuovo ministro dell'interno Nicotera riuscì a superare la destra negli eccessi reazionari, varando delle leggi assai restrittive contro gli internazionalisti. Eliminata da queste leggi ogni possibilità di azione legale, gli internazionalisti cercarono nuovi mezzi di propaganda rivoluzionaria. Cafiero si trasferì a Napoli ed entrò in contatto col tranese Emilio Covelli. Con lui si trovò d'accordo nel portare avanti la cosiddetta propaganda del fatto, tendente a spronare le masse verso la rivoluzione attraverso degli esempi. Si preparò un'azione dimostrativa che si svolse sui monti del Matese a Lentino e San Gallo. In questi paesi gli internazionalisti dichiararono decaduto Vittorio Emanuele, bruciarono gli archivi comunali, scassarono i contatori del macinato. L'intervento della truppa portò all'arresto della maggior parte di essi presso una fattoria abbandonata. Anche Covelli, che non aveva partecipato al moto, fu tenuto in carcere per 6 mesi. Liberato, divenne direttore dell'Anarchia, un nuovo giornale che in quel periodo si pubblicava a Napoli. Mi sentite bene? Mi sentite, vero? La vostra diffidenza è giusta, non ci conoscete. Siamo gli internazionalisti. Siamo venuti da voi proprio per farvi conoscere chi siamo e che cosa vogliamo. Alcuni di voi certo lo sanno. Mi lasci passare. Ma noi vogliamo farvelo sapere con i fatti e non con le parole. Aiutateci! Lo vedete da voi cosa vogliamo fare? Fare piazza pulita di tutte le autorità, delle loro carte scritte, delle loro carte bollate, delle loro carte catastali. False, come Giuda! Vogliamo ridarvi il grano e la farina che sono vostre! Allora sta porta si apre o non si apre? Il grano vi appartiene come vi appartengono le terre! Qui, in mezzo! Il Matese è il luogo prescelto per questo nuovo tentativo insurrezionale. Questa volta i preparativi sono più precisi,
Questa volta la colonna che deve dar vita a questo moto insurrezionale è assai più organizzata e più numerosa, ma anche in questo caso le autorità governative, i prefetti, i questori, le forze di polizia, che hanno attentamente vigilato sul movimento internazionalista anarchico, hanno per dir così tutte le fila della organizzazione, conoscono bene tutti gli intendimenti, almeno per grandi linee, che l'internazionalismo anarchico italiano vuole praticare. L'impresa del Matese si presenta ancora una volta come una rivoluzione sognata ma non realizzata. È vero che gli internazionalisti restano più tempo questa volta a scorrere le campagne, o meglio le pendici del Matese, ma è anche vero però che non riescono a determinarvi quella accensione rivoluzionaria nella massa contadina che essi hanno preconizzato. I contadini li accolgono nei vari centri come Letino, Gallo, in cui fanno sosta, li ascoltano, plaudono in qualche modo alla loro iniziativa di bruciare tutti i registri comunali che sono anche i registri delle tasse, plaudono alle loro parole d'ordine di redistribuzione delle ricchezze al popolo, ma di fatto non ingrossano le file di questo manipolo di rivoluzionari, sicché ancora una volta le forze dell'ordine hanno buon giorno nel reperire questo punto di espressione. Ma insieme al processo che venne celebrato a Benevento, quell'impresa ebbe un eco nella stampa italiana e internazionale, servì di esempio. Pensare che fenomeni massicci come la guerra per bande, la guerra partigiana, che aveva avuto dei teorici durante il Risorgimento, lo stesso Mazzini, ma ebbe un'applicazione pratica, sia pure abortita, nell'episodio della banda del Matese, che fu propaganda del fatto, esperimento di guerra partigiana e rivolta contadina, jacquerie contadina. Quindi fu queste tre cose che poi hanno segnato la storia del nostro secolo. Pensare, tutte le rivoluzioni del terzo mondo si sono svolte attraverso un'azione, una rivolta organizzata, più o meno organizzata, più o meno spontanea, quale auspicavano gli insorti del Matese. Un processo, anche questo, che non si concluderà, per dir così, con la mano pesante nei confronti degli internazionalisti. Lo stesso Cafiero sarà incluso per un certo periodo di tempo in carcere a Santa Maria Capua. E però questo episodio di moderna jacquerie, come è stata definita da alcuni storici, ad esempio Della Peruta proprio così intitola un suo famoso saggio pubblicato su una rivista e poi diffuso in un volume intitolato Democrazia e Socialismo. L'episodio di moderna jacquerie in Italia, la banda del Matese. Ma questa jacquerie non scatena le campagne, non riesce a determinare questo scatenamento delle campagne, come invece si ebbe nell'esempio delle jacquerie francesi. Una cosa è sicura, che dopo il fallimento della spedizione del Matese, dopo il fallimento di quella che sarà definita icasticamente la banda del Matese, gli internazionalisti entrano in una fase di riflessione. Da un lato l'atteggiamento sempre più duro e repressivo da parte dei poteri dello Stato, che attivano ogni ipotesi prevista dall'ordinamento, anche una utilizzazione molto disinvolta del regolamento di pubblica sicurezza per poter perseguitare gli anarchici o comunque porli in condizione di non luoce. Lo Stato ha capito che a questa altezza non sono forse le misure repressive quelle che pagano di più, ma sono le cosiddette misure di prevenzione, e cioè l'assegnazione al domicilio coatto,
le misure preventive consistenti nella ammunizione che mettono in difficoltà il movimento anarchico italiano. E gli anarchici si rendono conto che in questa fase non c'è uno spazio immediato per continuare a portare avanti, per un verso, un'opera di agitazione e di proselitismo, per un altro verso, un'opera rivoluzionaria. Qui c'è da fare una rapidissima considerazione. Per Cafiero, così come per gli altri suoi compagni nel movimento internazionalista anarchico italiano, non esiste una differenziazione tra la dimensione della propaganda e la dimensione insurrezionale. Per loro la propaganda è la propaganda del fatto o la propaganda con il fatto, cioè non si fa la propaganda agitando delle idee, non si fa la propaganda attraverso dei richiami verbosi, verbali, ma si fa la propaganda dando la dimostrazione concreta di voler lottare contro i poteri dello Stato, di voler abbattere lo Stato borghese, che è uno Stato i cui poteri sono poteri repressivi, per sostituire a questo Stato borghese, mediante la rivoluzione sociale, una libera associazione dal basso di tutte le organizzazioni popolari, di tutte le federazioni in cui il popolo si organizza. La detenzione di Cafiero e degli altri fu invece più lunga. In carcere, spronato dal russo Kravchinsky, Cafiero iniziò a scrivere un compendio del Capitale. Inizialmente egli pensava di tradurre in italiano l'opera di Marx, che possedeva nella traduzione francese del Roi. Ma poi decise di lavorare per un compendio facile e breve del libro di Marx, alla portata di tutti. Il 16 marzo 1879 la plebe ne annunciava la pubblicazione. Quanto prima pubblicheremo un interessantissimo lavoro nelle nostre appendici. Le cose ultimamente da noi pubblicate di Carlo Marx ci hanno procurato moltissime domande che ci invitavano a far conoscere le dottrine dell'illustre socialista tedesco molto più di quello che lo sono oggi in Italia. Quelle insistenti domande rivelavano un bisogno che tosto ci siamo dati attorno per esaudire ed oggi possiamo dire ai nostri lettori: il lavoro è trovato. Esso è l'opera Il Capitale di Marx, brevemente compendiata da un italiano, cioè da uno dei nostri più intelligenti e operosi compagni, di cui siamo dolenti di non poter dire il nome, perché vuol mantenere l'anonimo. È un lavoro fatto con la esattezza e con la coscienza del più scrupoloso ammiratore e cultore del socialismo. La diffusione di questo scritto sarà non solo la più soda e migliore propaganda socialista, ma ben anche un servizio popolare reso alla scienza sociale e al vero. Se ne avvedranno i lettori fin dalle prime appendici. La paziente opera del compagno nostro ha colmato una lacuna. Il grosso ed erudito volume del Marx, per la sua mole e per la sua compagine riccamente vestita da tutti gli amminicoli della scienza, aveva lasciato un vuoto nei giovani e nella classe popolare, non essendo in quel modo ad essi accessibile. Ora Marx correrà con le nostre appendici nelle mani dei giovani e degli operai, come scintilla elettrica che illumina e scuote. Ne siamo convinti. Se, come ben dice il nostro compagno, il libro del Marx è tutta una guerra, il suo compendio, diciamo noi, è tutta una battaglia. Marx, che aveva ricevuto alcuni esemplari del libro, il 29 luglio 1879 con una lettera si complimentava col Cafiero, che era riuscito a raggiungere lo scopo principale, quello di impressionare il pubblico al quale i riassunti sono destinati. Il 9 gennaio 1878 morì Vittorio Emanuele II. Gli successe Umberto I. In autunno, mentre il nuovo re e la regina Margherita compivano un viaggio nella penisola, subirono a Napoli un attentato che era andato a vuoto pochi giorni prima a Foggia. A compierlo fu un cuoco di origine lucana, Giovanni Passananti. Il suo paese natale, Salvia, vergognandosi dell'indegno figlio, decise di chiamarsi Savoia di Lucania. Anche il vicino centro di Saline di Barletta, che pure non aveva niente di che vergognarsi, mutò il suo nome in Margherita di Savoia. Il 18 novembre 1878 a Firenze una bomba fu lanciata su un corteo monarchico. Questi avvenimenti, anche se non esistevano prove di coinvolgimento diretto, scatenarono la reazione governativa contro gli anarchici. Ci furono nuovi arresti e processi. Quello di Firenze si concluse con pesanti pene nei confronti dei principali imputati, nonostante che l'accusa fosse fondata su testimonianze sospette.
In questo processo fece il suo debutto nei tribunali italiani una futura protagonista della storia del movimento operaio del nostro paese, Anna Kuliscioff. La repressione che si abbatté sull'Internazionale dopo questi avvenimenti spinse Andrea Costa a prendere in considerazione la necessità di un'azione politica legale. Nell'esilio francese, sotto l'influenza di Jules Guesd e Benoît Malon, sviluppò ulteriormente la sua riflessione critica sull'azione e sull'esperienza anarchica. Egli, senza rinnegare il passato, sottolineò la necessità di avere un contatto diretto col popolo, abbandonando la via della cospirazione. Aveva inizio così la cosiddetta svolta del Costa, annunciata sulla plebe del 3 agosto 1879 nella lettera ai miei amici di Romagna. Cafiero, che dopo l'uscita dal carcere era riparato in Francia e poi in Svizzera, prese posizione contro la nuova linea del Costa. Partecipò al congresso della Federazione Giurassiana, che si svolse a La Chaux-de-Fonds il 9 e il 10 ottobre 1880. La sua relazione intitolata